Lara si rese conto del potere di questo artefatto e capì che il suo posto era là dove l'uomo non avrebbe più potuto abusarne. Ma non abbastanza da distruggerla. Alcuni poteri vanno oltre l'umana comprensione. Oh, accidenti. Amici miei, mi devo scusare. Sembra che qualcuno lassù abbia il senso dell'umorismo. Scusatemi un attimo, mi devo occupare delle candele. È una notte in preda all'inferno. E mentre i cavalieri galoppavano attraverso il mondo, i cieli ribollivano nella loro funebre veglia. Ah, i benefici di un'educazione religiosa. Questa notte mi ricorda dei giorni che passai a Conussi. La città di Winston. Sì, esatto. La servitù si era allontanata a causa dell'alluvione. Lara visse con Winston e sua moglie fino a quando la situazione non migliorò. È stata lei a contattarmi, per la precisione. C'erano stati dei problemi in una delle isole, strane luci, apparizioni, insomma, quel genere di cose. Pensavo che sarei riuscito a dare una mano. Arrivai in quei luoghi in una notte infernale come questa. Buonasera, Winston. Come posso esserle di aiuto in questa notte maledetta? E così? La gente ha visto queste apparizioni in una delle isole? Si parla anche d'altro nel villaggio, Bran. Sto cercando di evitare che Lara ne venga a conoscenza. Ha ragione, una scelta saggia. Sarebbe imprudente se la sua curiosità la portasse in un luogo come quello. Ma lei ha qualche idea di cosa possa trattarsi? Francamente parlando, no. Il diavolo cerca sempre una via nuova per tormentarci. Ho parlato con padre Finnegan. Abbiamo preso una barca nolo per la traversata. Ci muoveremo questa sera stessa. Santo cielo, padre, non dovete andarci di sera. La mia fede mi proteggerà, Winston. Faccia attenzione, ho paura che su quell'isola sarà proprio ciò che non potete vedere a causarvi più pericoli. È giunta l'ora di affrontare il pericolo, amico mio.